saremo noi. Tu se mi vuoi e dire basta, non aspettare che l'amore non basta. Che se lo vuoi, ti hanno detto che l'amore sei prossimo, ci hanno detto che l'amore poi passa. Se mi lascerai o ti lascerò e cambierà tutto. Ciao, come state? Bene, molto. Al cinema vecchio poi benissimo. Benissimo, si mangia da paura anche. Come vi chiamate? Durando. Durando. Allora, io sono Durando e Sitch invece è un produttore barra turnista con cui sto collaborando molto. Ci siamo conosciuti tramite il MAM Recording, che è un bellissimo studio, si trova vicino a Marena, al Foresto. È una bellissima realtà e Sitch affitta uno studio lì. Esatto, e che poi in realtà ci conosciamo già da prima. Sì, e poi... ovviamente sì. Essendo di provincia ci conosce chiunque fa musica, bene o male, sì. Sia d'occhia. Di dove siete, di preciso? Io di Marena. Io di Savigliano. Secondo voi il posto in cui siete cresciuti ha influenzato la musica che fate? Secondo me... magari più il modo di approcciarsi, la musica no, sì. Quella è una cosa proprio... sì, la musica no. Costante ricerca. Sì, contaminazioni da fuori più che dal posto in cui viviamo. Che musica fate in questo progetto? Allora, direi proprio per riassumere velocemente, indie, c'è un po' di cantautorato, c'è anche un po' di produzione di elettronica, influenze varie, dalla trap al reggaeton, alla chitarra pulita, al cantautorato classico italiano. E quali sono le vostre influenze? Allora, sono tantissime. Se dovessi dire proprio a livello, per esempio, italiano, che ci tengo a dire, è un artista che poi non è magari così simile, però Cosmo, e ci troviamo qui anche, infatti. Uno che mi ha sempre ispirato tantissimo, Live, per esempio. Poi cantautorato italiano, cantautorato di altri posti. Avete dei dischi all'attivo? No, solamente uscite singoli. Da dove deriva il nome del vostro gruppo? Allora, il nome Durando è il mio cognome. Forse perché in quel periodo ascoltavo tantissimo cantautorato, ho pensato, come mi piaceva anche il suono, di tenere il mio cognome. Fate questa attività come lavoro o è un hobby? È un hobby. Metà e metà. Cosa vi spinge a fare musica? Allora, io proprio, se non faccio musica muoio, proprio centrale. Sì, cioè... siamo tutti e due, siamo sempre cresciuti con la musica attorno, quindi avendo sempre fatto quello, no? Viene difficile pensare di fare altro. Che approccio avete con la musica? Cioè, vi carica, vi rilassa? Vabbè, io proprio... ce n'è per tutti i gusti, secondo me. Sì, io proprio psicanalitico, non voglio essere, però psicanalitico. Sì, sì, ce n'è per tutti i momenti, secondo me, per quando sei più allegro, per quando sei più triste, ti accompagna sempre, secondo me, in ogni momento. E cos'è per voi la musica? Per me è l'unico modo di sfogare certo tipo di energie. Sì, anche il modo per dire certe cose. Sì, la scrittura e ancora di più la scrittura sulla musica è proprio una valvola di sfogo indispensabile. Per assolutamente. Me. Come avviene il processo creativo nel comporre le canzoni? Vabbè, noi possiamo proprio parlare delle ultime che non sono ancora uscite, che secondo me sono sempre più mature in quella direzione, cioè bisogna collaborare, bisogna fare... il pezzo deve nascere da una narrazione, da un motivo, ma poi... a livello musicale bisogna collaborare, fare, certo. Provare suoni, provare stili. Cose poi io nuove. Non cambio sempre comunque molto ogni produzione, quindi... sì. Qualsiasi pezzo nuovo che esce, magari ci si fa influenzare, qualsiasi nuovo sound. E poi comunque attraverso le mandorle, attraverso l'etichetta, prende anche più... ovviamente una dimensione molto più strutturata. Cosa ti ispira per fare le canzoni? Dove prendi ispirazione? Ripeto, io ho un rapporto con la musica molto profondo, quindi sempre un bisogno di dire qualcosa in più di quello che esprimo senza la musica. Per te è importante il testo delle canzoni? È fondamentale. Poi... di cosa trattano? Ci sono pezzi diversi, per carità, nel senso che alcuni pezzi ho messo davanti un certo tipo di melodia, sonorità. L'italiano comunque poi, secondo me, devi veramente molto bilanciare tutto. Tu canti in italiano? Canto in italiano. E però il testo per me è importantissimo, è una direzione in che voglio prendere. Di cosa tratta
Il testo? Il testo di cosa tratta fino ad ora, vabbè, di solito parla sempre di qualcosa tra... qualcosa in una relazione di qualsiasi tipo, amorosa, di amicizia, di... anche di essersi conosciuti una sera a caso, però tendenzialmente è sempre una relazione. Il palco vi terrorizza? Vi piace? Beh, tutti e due, dai. Assolutamente tutti e due. Sì. È un amore così, un po' strano. Subito prima può terrorizzare, no? Però poi quando sei sopra e comunque ti accorgi che sei lì a fare quello che ti piace, a dire delle cose attraverso i pezzi... ti rendi conto che poi è bello starci. Quante volte provate al mese? Pochissime. Beh, quante riusciamo. Io comunque viviamo distanti, quindi è molto difficile. Io vivo a Roma, quindi... Ci sono più di un paio di chilometri. Che cosa non deve mai mancare durante il tuo concerto? Comunque... la cassa dritta. Della cassa dritta, vabbè, assolutamente okay. Un'ipotesi. L'intimità, io direi l'intimità. Avete una scaramanzia? No, io non sono un tipo scaramantico. No, neanche io. Mi piace vivermela bene. Cercare di essere molto alla mano sempre, certo. Nel senso, ma ovviamente certo. Non ci sarebbe motivo. Può essere difficile restare da solo. Oh no, me ne vado sempre via, a un certo punto me ne vado via, lasciando tutto indietro, non mostrando l'altra faccia mai. Ma non sapevo che non ti avrei capita più, non lo sapevo che non ti avrei rivista più, le tue promesse sono cenere, che sto imparando a smuovere. Devo imparare ancora come far a vivere. Vorrei averti qui con me. Vorrei averti qui. Preferite il momento più intimo di creazione delle tracce o il momento live? Ah, periodi, io sicuramente un bel po' che preferisco il momento di creazione. Che tipo di strumentazione portate sul palco? Beh, in questo caso è abbastanza semplice, ci sono... In realtà siamo molto semplici, abbiamo... la base che insomma prodotta in studio, e io poi sono chitarrista e suono, faccio qualche insert qua e là, qualche piccola modifica anche rispetto al pezzo che è uscito, magari ci piace abbellire con qualche colore in più per renderlo un po' più unico e speciale. Esatto. E tu canti e basta? Io canto e basta, in questo momento sì. Qual è stato il posto in cui avete suonato che vi ha emozionato di più? Ce n'è tanti, devo dire che io comunque non sono un grande performer, i posti si contano abbastanza subito tra le mani, però premio sì. Nebbiolo a Torino, in certe situazioni anche a casa nostra. Sì, certe situazioni molto... vicino, insomma, quando davanti hai la tua gente che comunque vedi che sono loro i primi che vedono che sei riuscito a fare qualcosa. Sempre è molto difficile smuovere comunque qua ed è molto bello quando si riesce a farlo. Durante il lockdown siete riusciti a scrivere, a fare qualcosa oppure depressione totale? Ma io sono stato molto attivo. Ma io sono migliorato molto durante il lockdown comunque... Però dopo è stato un momento complicato da gestire, però ho prodotto, avendo l'opportunità di stare così tanto tempo da solo in casa, se la chiamiamo opportunità, è stata utile per quello. Da quanti anni è che va avanti questo progetto, grosso modo? Non vorrei sbagliarmi, ma da 5 anni. Forse mi sto sbagliando. No, secondo me di più. Forse... No, 5 anni. 5 anni. Cioè proprio... Ah, proprio uscita ufficiale. Uscita ufficiale 5 anni. 5 anni, 5 anni. Come ti vedi tra 5 anni? Non è sicuramente una mia priorità in questo momento avere una visione sul futuro. Non è, voglio veramente, sono dell'idea che soprattutto nei campi artistici, musica, cinema, qualsiasi sia, bisogna lasciarsi veramente trasportare da tutto. Trasportarsi. Anzi,
e voglio che sia così, non solo la penso così. Come vedi la scena musicale attuale? Ma vedo che c'è un sacco di musica italiana ed è una bellissima cosa. Ce n'è, bisogna... sono tanti movimenti che nascono, secondo me bisogna imparare a capire tutte le nuove scene, tutte le nuove proposte, perché di roba interessante ce n'è, di tutti i generi, di tutti i tipi. Il fenomeno Maneskin, cosa ne pensate? Beh, numero uno. Bravissimo. Ma sì. Ti piacciono? Allora, io non sono un grande fan, però sono contentissimo che ci sia una band che ha un riscontro internazionale. Social, li usate o non li usate? Li usavo molto, adesso li uso senza più grandi pretese. Sì, certo. Avete un'etichetta discografica che vi dà una mano? Esatto, assolutamente. Voglio spezzare una lancia a favore di Zizzola Records, che è l'etichetta con cui collaboro da un anno ormai. E l'etichetta di Le Mandorle di Marco, un altro artista più molto più affermato qui, vicino a questa zona, a Bra, esattamente, ed è un'etichetta in cui mi sto trovando molto bene, soprattutto dal punto di vista della direzione artistica e del lavoro che fa Marco. Hai dei progetti futuri? Sicuramente continuare in questa direzione, sempre più, diciamo, maturi, con più serietà ancora. Possibilmente anche aumentando la parte live, diventando più consapevoli delle possibilità che ci sono live, spingendo su quella parte lì che secondo me comunque è una parte che devo ancora approfondire tantissimo. Vuoi lasciare i tuoi riferimenti social? Assolutamente, sui social mi trovate su Instagram a nome Durando. E a me a nome Sichi, S-I-C-H-I. Grazie al Cinema Vecchio, si mangia benissimo. Grazie ovviamente a tutta l'organizzazione di questo evento al Cinema Vecchio, di apertura Iuratronic, che ovviamente apprezziamo tantissimo. Assolutamente. E che stanno facendo tante bellissime feste in giro per l'Italia. Domanda in chiusura, tre artisti o progetti musicali a testa che bisogna assolutamente conoscere. Daniel Caesar, che è un artista bravissimo, canadese, è famosissimo adesso. È molto interessante. Ed è sicuramente un fenomeno, molto molto figo. E tra l'altro anche sperimenta abbastanza, quindi è notevole. Qualcosa di particolare potremmo dire, non so, secondo me è un disco molto interessante che è uscito un po' di tempo fa, è il Madrilegno di Tangana, perché prende sia la musica tradizionale spagnola che sudamericana, che tutto, e la unisce a uno stile più urban, e quello secondo me è una bellissima direzione per tutti. Mi verrebbe da citare che anche un'ispirazione ai pezzi che stiamo facendo, l'ultimo disco di Liliacci, che è Let's Start Here. Esatto. È molto figo. Molto ed bello. È come sound, si era inventato, molto figo. Si era inventato, molto bello, molto bello. Grazie, facciamo un ringraziamento a Civicon. Esatto. Grazie dell'intervista. Grazie. Grazie. Ciao ciao. C'è la segreta, taglio nell'iPhone che mi fa pure pena. Ci prendiamo le botte che la vita mena.